Vediamo adesso la preparazione del banchetto, che dovrà essere meticolosa e perfetta, molto ordinata per facilitarsi il lavoro e per garantirsi la sicurezza. La prima cosa che andremo a fare, sebbene sia già stato sterilizzato a fine tatuaggio, comunque nella preparazione andremo a sterilizzare di nuovo la superficie del banco. Useremo un prodotto apposta che nell'arco di 20-30 minuti renderà sterile il nostro banchetto. Dopodiché andiamo a posizionare una pellicola protettiva su tutta quella che sarà l'area di lavoro. Una volta posizionata la pellicola protettiva, andiamo a mettere queste tovagliette. E queste tovagliette hanno un lato con il nylon, l'altro lato invece con una sorta di carta assorbente. Ovviamente la parte con il nylon andrà nella parte inferiore, in modo da lasciare la parte assorbente sopra. Questo perché durante il lavoro qualsiasi, non so, qualche goccia di inchiostro, qualche goccia d'acqua potrebbe cadere, allora la parte assorbente la tratterrà lì dov'è. Fatto questo, andiamo a posizionare alcune tovagliette che serviranno anche queste per assorbire soprattutto la zona in cui poi verrà posizionato il bicchiere per chi utilizza l'acqua. Verranno posizionate le salviette laddove andremo ad appoggiare vari strumenti, ad esempio io sono solito appoggiare la macchinetta sul banchetto e preferisco avere una base che poi vado a cambiare molto spesso durante la fase di lavoro, in modo da averla sempre pulita. E ovviamente andremo a posizionare le cose che andranno a servire nella fase preparatoria del tatuaggio, come ad esempio la lametta. Ovviamente lo spruzzino, che servirà ovviamente dopo a detergere la parte tatuata, siccome viene utilizzato ripetutamente durante il tatuaggio, deve essere ben schermato. Verrà posizionato il bicchiere nel quale metteremo dell'acqua, laddove servirà risciacquare la macchinetta, e un supporto nel quale andremo a posizionare il butter. Quello che io utilizzo è il Miracle Butter della Dermalize ed è un prodotto straordinario perché va a togliere proprio il rossore, va ad ammorbidire la pelle e aiuta proprio nella fase di tatuaggio. Consiglio vivamente di non utilizzare vaselina o comunque prodotti che siano derivati dal petrolio, perché il petrolatum che c'è all'interno va a interagire con il lattice dei guanti, rendendo il guanto permeabile. Questo vorrebbe dire che durante la fase di tatuaggio quel guanto non si protegge più. Ok, quindi assolutamente evitare prodotti a base di vaselina, a base di petrolatum. Dopodiché andiamo a preparare il contenitore per gli inchiostri, che ovviamente deve essere in confezioni sterile, che sia in confezioni con più vaschette o singolo tappino, devono essere sempre confezioni chiuse e sterili. Non si possono più utilizzare i vecchi tappini di una volta, quelli che vendevano, per capirsi, venduti nei sacchetti. Deve essere sempre materiale sterile.